Vuoi diventare perito chimico, perito meccanico, perito informatico, perito elettrotecnico? Scegli il tuo futuro. Scegli Dean Joy Sassari, la scuola che offre più sbocchi lavorativi. Aziende in crisi per il costo del gasolio alle stelle. A lanciare l'allarme è il presidente regionale del Confartigianato Trasporti Sardegna, Maria Amelia Lai, che chiede interventi in favore della categoria. Le 1500 imprese artigiane rischiano di spegnere i motori pur di non lavorare in perdita. È un ciclone spaventoso quello che sta investendo l'autotrasporto in Sardegna e nel resto dell'Italia, e che nella sola isola sta andando a colpire pesantemente le circa 1500 imprese artigiane con oltre 4000 dipendenti che movimentano l'80% delle merci su tutto il territorio isolano. Il prezzo del diesel ha subito un aumento medio del 22,3%. Come associazione imprenditoriale, dichiara il presidente Lai, avevamo proposto alcune misure emergenziali al ministro Giovannini e alla vice ministra Bellanova, ma non siamo stati ascoltati. Nell'isola più dell'80% delle merci viene veicolato su gomma e attraverso le navi. Nessuna produzione è esente da questi rincari, come ad esempio il ferro e il cemento, ma anche farine e zuccheri e perfino l'abbigliamento. A tutela di migliaia di piccoli e medi autotrasportatori, Confartigianato Trasporti chiede che il governo, conclude Maria Amelia Lai, restituisca parte di quel tesoretto, quantificato in 1 miliardo di euro, incassato dal fisco derivante dalle accise sul prezzo dei carburanti.